preso, non so come mai, veramente alcune volte io mi stupisco di me, una saponetta. Questa era in offerta, mi sembra 99 centesimi. Io spero di averla pagata 99 centesimi, perché sennò davvero non si spiega questa follia delle saponette, perché è già la seconda che compro. E quando mai uso le saponette, mi domando. Vabbè, ho preso quella al DM di Alverde, buonissima, però anche lì, non so se avete visto il video, mentre ve la facevo vedere, mi domandavo, ma che cazzo, perché l'ho presa? Vabbè, sono sempre cose che si usano, per carità, va bene, va sempre bene, anche se magari ti vengono ospiti in casa, vuoi preferisco usare la saponetta piuttosto che il sapone liquido, però non è una necessità, ecco, ma come nessuna di queste cose d'altronde. Allora, l'erboristica, che è un altro marchio che... Sì, 0,99, meno male. Dicevo, l'erboristica è un altro brand, neanche economico, perché comunque i prezzi sono abbastanza alti, tant'è che non ho preso nient'altro, tranne questa che era scontata, ed è una saponetta all'olio di mandorle elasticizzante seboregolatore. Come faccia l'olio di mandorle a essere seboregolatore? In realtà non lo so, però elasticizzante poco ma sicuro. Quindi un po' come quella di Alverde, che ero un po' indecisa se usarla per il corpo o per il viso, anche questa un po' vale la stessa cosa, nel senso che pensavo, essendo all'olio di mandorle, di utilizzarla magari sotto la doccia, al posto magari di un olio, quindi da sostituire all'olio quando voglio un qualcosa che abbia quelle funzioni dell'olio di mandorla, magari, quindi da alternare magari all'olietto. Però, visto che è anche seboregolatore, non escludo di poterlo utilizzare magari anche sul viso. Io non ho mai usato saponette sul viso, mai, mai, quindi sono curiosa di provare sia quella di Alverde che questa. Quindi la metterò nel cassetto insieme all'altra saponetta inutile che ho, proprio basica, che non so neanche di cosa sia, forse l'ho rubata in qualche hotel, e ci metterò lì anche questa e prima o poi le userò, prima o poi. Allora, questa dice che è un sapone vegetale realizzato con puri oli vegetali e mandorle dolci. Svolge un'azione seboregolatrice ed elasticizzante che lo rende ideale per la pelle normale e mista. Ah, va benissimo quindi per me. Ideale per l'igiene quotidiana di adulti e bambini per una totale assenza di sostanze petrolchimiche, coloranti e conservanti. Quindi, che dire, insomma, la proveremo. Mi ispirava e vabbè, l'ho presa per un euro. Poi... qua mi devo muovere perché mi sembra che la batteria si stia riempendo. Ho acquistato due oli e ho fatto un po' una cazzata, anche qua presa dalla foga del momento, non mi sono accorta che sono praticamente identici, cioè ero convinta che fossero due oli vegetali diversi, uno di mandorle e uno di non mi ricordo cosa, di magnolia, e in realtà è sempre olio di mandorle dolci al profumo di magnolia. Martina, sei rincoglionita, ma che cazzo è l'olio di magnolia? Cioè, voi avete mai sentito l'olio vegetale di magnolia? Io no. E quindi sono proprio rincoglionita. Però mi sono fatta prendere, e era un'offerta, e quindi l'ho acquistato. Uno appunto è questo qua dei Provenzali, e l'altro invece di Omnia Botanica. Sono super contenta di quello di Omnia Botanica, perché non ho mai provato nulla di questo brand e quindi mi incuriosiva tantissimo. Questo è olio puro di mandorle dolci, 100% naturale. Sono 250 ml da 6 mesi di scadenza. Le proprietà dell'olio di mandorle le conosciamo tutti, se non le conoscete faremo poi un video a parte, se vi interessa mettetemelo nell'info box e cercherò di realizzarvelo, ma veramente se guardate in internet... Cioè, miliardi di cose dove vi spiegano i mille utilizzi dell'olio di mandorle. Si può utilizzare sui capelli, si può utilizzare sul corpo. C'è chi lo usa anche sul viso, nonostante sia un pochettino comedogeno. Quindi attenzione se avete la pelle molto grassa, perché potrebbe sul viso in realtà provocarvi delle imperfezioni. Io in realtà ho intenzione di provarlo anche sul viso, perché visto che ho due boccettoni, dai che non lo provo. Lo proverò. Se mi viene qualche brufoletto lo sospenderò e capirò che non va bene per me. Però... visto che ce l'ho, usiamolo. Si può utilizzare per lavarsi, cioè per lavarsi proprio come sotto la doccia, post doccia, comunque per idratazione, quindi al posto della crema. Si può utilizzare per degli impacchi sui capelli, si può utilizzare per struccarsi, sempre facendo riferimento al fatto che bisogna fare attenzione.
Quindi veramente tantissimi, tantissimi utilizzi, e quindi è un prodotto che io voglio avere sempre in casa. Tra l'altro, ho detto che ho fatto un po' una cazzata perché comunque avevo già quello di Tia Natura acquistato da poco e non ancora aperto. Quindi anche qui mi sono fatta un po' prendere dall'entusiasmo. Non so, forse per le offerte che c'erano, quindi i prezzi probabilmente mi hanno detto dai, prendilo così, così non ci pensi più. Però di fatto in questo momento io non so manco dove metterli poi adesso sti oli. Mi sono scaricata la videocamera, come al solito. Quindi dicevo, per quanto l'olio di mandorle abbia tantissime proprietà e sia un olio che mi piace molto e che mi piace avere in casa, avevo appena comprato quello di Thea Natura, pagato 3 euro e qualcosa per 100 ml. Un prezzo ragionevole, ma questi sono invece 250 ml pagato in proporzione meno. Quindi mi sono un po' pentita in realtà di non essermi informata prima, di non aver controllato prima in questi posti reperibili se trovavo qualcosa. Ovviamente quello di Tea Natura è completamente bio, puro, naturale, eccetera, eccetera, quindi comunque mi fido e sono contenta. Però insomma, il boccettone così grande, 250 ml, non l'ho pagato molto di più. E vi dico subito quanto. Allora, Omnia Botanica, mandorla, olio 250 ml, 5,90 euro. Quindi comunque in proporzione costa meno. Che dire, questo vabbè ha 6 mesi che non sono tanti per 250 ml in realtà, anche se io quello di Omia che avevo, che erano mi sembra sempre 100 ml, ce l'ho da molto di più rispetto alla data di scadenza ed è ancora intatto, non puzza, non si è rancidito, l'ho utilizzato benissimo senza nessun problema, quindi non so sinceramente che cosa succede agli oli una volta che scadono, perché io l'ho utilizzato e non ho avuto problemi. Comunque questo è appunto un olio puro e sono contentissima anche di provare Omnia Botanica perché anche di questa ne ho sentito parlare molto bene, ma non avevo comprato nient'altro. Trovandola a questo prezzo 5,99, sinceramente me lo sono accaparrata al volo. Poi, sempre sugli scaffali, tra tutti i vari oli e olietti che c'erano, ho visto anche questo, ma io rincoglionitissima mi sono fatta catturare dal prezzo perché era un'offerta. E quindi l'ho acquistato senza rendermi conto, io ho letto Magnolia e che cazzo avrò pensato io non lo so. Sta di fatto che è sempre olio di mandorle dolci, dice puro al 100%, ma non so quanto sia vero, al profumo di Magnolia, perché comunque l'inci rispetto a questo che ha praticamente un inci, dov'è? L'avevo guardato io. Ma dov'è? Non lo trovo neanche, non c'è neanche, possibile. Allora, ingredienti qua c'è praticamente solo l'olio di mandorle, qua invece ha tutta una lista di ingredienti molto più lunga, che mi fa pensare che non sia assolutamente puro al 100%, quindi non so loro come facciano a scriverlo. Infatti qua c'è un asterisco. E dice olio di mandorle dolci con profumo. Però cos'è? Tutta questa roba che c'è extra è profumo? Cioè guardate l'inci quanto è lungo. Appena mette a fuoco. Mi nascondo dietro così forse. Ma ce la facciamo? Questo qua. Cioè guardate, sono un sacco di ingredienti. Vabbè, prodotto vegetale, eccetera, eccetera. 200 ml, quindi meno di questo, 50 ml in meno, questo ho pagato 4,99 euro, quindi 1 euro praticamente in meno, diciamo così, per 50 ml però in meno, quindi insomma, solo che io pensavo fosse un olio diverso, non so come mai, cioè veramente stra rincoglionita, e invece è semplicemente olio di mandorle. Ha il profumo di magnolia perché l'olio di mandorle è in realtà inodore, anche se per esempio quello che ho io di Omia profuma e sa effettivamente di mandorle, quindi probabilmente gli ha messo una fragranza o un qualcosa alla mandorla per ricordarlo, che io apprezzo, devo dire, non mi piace il fatto che sia inodore, devo essere sincera, quindi il fatto che sia profumato mi piace, però che cogliona, perché ne ho presi due?
Io ancora ora non me lo spiego. La cosa che noto subito è anche la scadenza. Questi 250 ml sono 6 mesi. Questo 200 ml sono 24 mesi. Dice che comunque anche questo è un prodotto erboristico naturale, non contiene coloranti e solventi, 100% vegan, 100% non lo so, cruelty free, eccetera, eccetera. Provenzali, WWF Italia insieme per una cosmesi più naturale e sostenibile, va bene, insomma tutta una serie di cose e va bene, però non è della linea dei Provenzali Bio comunque, però insomma va benissimo, nel senso 4,99 è un ottimo prezzo per questo formato, però non capisco veramente perché ne ho presi due, sinceramente. Quindi mi ritrovo con tre boccettoni di olio di mandorla, che se qualcuno viene in casa mia, apre l'armadietto e vede questi boccettoni di olio di mandorla, pensa che mi ci drogo questo olio di mandorla, perché ne ho veramente in quantità industriali. Vabbè, comunque, una cosa mi sono accorta, che stupida io, veramente, sono rincoglionita, l'avevo detto che oggi è così, il certificato ICEA su questa c'è, mentre su quella l'aloe, non so perché, non c'è, mentre qui c'è, quindi secondo me dipende un po' dai prodotti, piccola parentesi. Poi vediamo di muoverci, ho preso due correttori, il famosissimissimissimissimo Cancella Età Instant Anti-Age, il cancelletà di Maybelline, non so se lo sapete, è una novità e io ne sono contenta, l'hanno fatto in diverse colorazioni, quindi non ci sono più le solite due light e nude come prima, ma hanno fatto tutta una serie di tonalità, credo che siano arrivati da pochissimo nei negozi, perché io ho visto proprio la cosa lì in cassa, il piccolo diciamo espositore, ancora tutto intonso, e me li sono subito accaparrati, perché ho detto, considerando quanto vanno a ruba questi correttori, quanto già è difficile trovarli nei negozi, i due colori che mi interessavano li ho presi al volo, e ho preso i due colori più scuri, questo perché? Perché comunque mi sembrano tutti belli chiari, comunque. Io ho usato sia il light che il nude, ma sicuramente la colorazione che preferisco è quella del nude, che è appunto questa, che io per esempio ho usato anche oggi, quindi in questo momento per esempio ho usato la tonalità nude di questo correttore. Si consuma come il pane, cioè alla velocità della luce, il prezzo non è bassissimo perché costa 7,90 se non sbaglio, sì, 7,90, è sempre stato questo il prezzo, a parte se si trova in promozione a 5-6 euro, però si consuma molto facilmente, io nel corso degli anni ne ho consumati diverse confezioni, una credo di avervela fatta vedere nel video dei prodotti finiti, e forse ne ho finita anche un'altra che ho buttato nell'altro sacchetto dei finiti, o forse ancora quella, boh, non lo so, comunque ne ho consumate diverse confezioni e ne ho altre di scorta, quindi oltre a questa ho altre due confezioni di nude, sempre sì, perché poi avevo iniziato a prendere solo il nude perché il light era veramente veramente chiaro. Ora, io non so come mai, ma questo nude ultimamente mi sembra più scuro rispetto a come mi ricordavo, era tanto che non lo utilizzavo perché comunque utilizzavo altri correttori, principalmente MAC, per cui non era tanto che non lo tiravo fuori. Però ho fatto un po' di repulisti, ho fatto un po' di ordine tra make up e quant'altro, mi sono resa conto che ne avevo tre, ho detto dai, apriamolo, iniziamo a smaltire qualcosa, perché sennò veramente non ho più spazio per niente, quindi ho aperto questo e ho notato che non è proprio chiarissimo, quindi il nude per me, ma che mani di merda, però non è caduto, dai, il nude per me va bene, però se sono abbronzata per esempio inizia a diventare chiarino, quindi ho voluto prendere altre due tonalità e ho preso praticamente le due più scure, la Sand che è la numero 7 e la Buff che è la numero 8, che sono queste due. Ve le faccio vedere in confronto alla Nude, non sono molto diverse, cioè anzi diciamo che la Nude secondo me si inserisce perfettamente tra queste due, è un po' una via di mezzo tra queste due, forse. Sì, più o meno. Buff sì, è un po' più scura, ma l'altra... Poi più che altro mi sembrano più giallini, forse? No, Sand un po' più rosato. Buff un po' più giallino. Il nude è neutro, non lo so. Sinceramente
Non vedo tanta differenza, vedo che il buff è un pochettino più scuro dell'altro, ma non vedo tanta differenza. Comunque non avevo con me ovviamente il nude per confrontarlo e quindi sono andata a raffica sui due più scuri perché comunque ho visto che gli altri mi risultavano un po' chiarini già a vederli così. E infatti ho fatto bene perché appunto guardando il nude siamo lì come tonalità, quindi conto comunque di utilizzarli primavera-estate. E vedrò insomma d'inverno, non lo so, forse ne ho da parte un altro anche light, non ricordo se le due altre confezioni che ho da parte sono tutte due nude o light, vabbè, poco male. Comunque, siccome appunto so che vanno a Aruba, me li sono accaparrati tutti e due prima di non trovarli più. Poi ho preso sempre di Omnia Botanica questa acqua tonica delicata a viso con olio di rosa moschetta rigenerante, purissimo bio, 100% naturale. Anche questa mi ha incuriosito tantissimo, sia per il packaging, quindi fatto così a spruzzino, so che si può ricreare facilmente, però trovarla già con l'erogatore che spruzza in realtà è una gran comodità, quindi mi è piaciuta. Mi piaceva appunto quindi proprio tutto il packaging, il fatto che fosse un altro prodotto di Omnia Botanica di cui comunque ho sentito tanto parlare bene, ma io non avevo provato mai niente, quindi sono contenta di aver preso sia l'olio che questa. Ed è un tipo di prodotto che comunque a me piace molto. Mi piacciono molto i tonici, le acque per il viso, quindi ero curiosa di provare questa appunto alla rosa. 6 mesi di scadenza, 150 ml. Cosa vi devo dire? Acqua tonica ideale per completare la pulizia del viso, ma anche come tonificante in ogni momento della giornata. L'acqua distillata di rosa la rende particolarmente delicata. L'epidermide rivela un aspetto più compatto e luminoso. Il principio attivo appunto è l'olio di rosa moschetta, che è un olio ricavato per pressatura a freddo dai semi delle bacche della rosa moschetta, una varietà di rosa che esce spontaneamente nella regione delle Ande, ricco di sostanze fondamentali per il rinnovamento dei tessuti cutanei. È conosciuto come rimedio erboristico per attenuare rughe e smagliature e per dare sollievo alle scottature solari e per rigenerare la pelle. Questo appunto proveniente da coltivazione biologica certificata. In origine in Cile, dice, vabbè, quindi non ci avevo neanche pensato, sinceramente, oltre che appunto per il viso, che si sa tutte le stupende proprietà che può avere la rosa, anche come anti-age, diciamo, e anche sul proprio l'incarnato, il colorito, ma anche quant'altro, per smagliature e scottature. Ma proveremo, proveremo. Questo è un formato di 150 ml, purtroppo non me lo posso portare in viaggio, ma direi anche per fortuna perché sennò io mi porto dietro di tutto ancora in questo viaggio. Devo portarmi la meno roba possibile e sto continuando a comprare roba con l'intento di portarmela, ma no, no, no. Questo ha un prezzo non proprio bassino perché 150 ml l'ho pagato, non esagerato, però 4,99, quindi 5 euro. Accettabile. C'è forse a meno, sicuramente c'è anche a meno. Su Eccoverde, per esempio, che però non conosco proprio neanche il brand, non era un brand, diciamo, di cui avevo mai sentito parlare, ho visto che comunque ci sono acque di rosa, anche boccettone magari da 250 a questo prezzo, quindi non è economicissimo, però mi sono tolta lo sfizio e ho voluto provare. E comunque sono contenta. La proverò e vi farò sapere. Ultimi due prodottini, anche questi in super offerta. Allora, uno è praticamente il prodotto per cui io in realtà mi sono recata da Tigotà perché sul volantino ho visto che c'era la crema di Delidea in super sconto. La crema gel viso purificante, che era quella che io volevo provare. Quando ho fatto l'ordine a Covverde, di cui vi lascerò da qualche parte, sicuramente nell'info box, video haul. Ero indecisa tra quella che ho acquistato di Lavera, che è sempre una crema opacizzante per pelli impure, riequilibrante e quant'altro, e questa di Delidea. Erano veramente lì lì e io non sapevo quale delle due alla fine inserire nel carrello, o meglio, c'erano entrambe, non sapevo quale togliere. Alla fine, per motivi di
costo, quindi semplicemente per il fatto che quella di La Vera costava meno di questa, ho lasciato quella La Vera e ho tolto questa dal carrello. Il prezzo originario di questo, di questa si aggira sugli 8 euro, 8-9 euro, che per 50 ml per me sono un po' tantini. E infatti avevo acquistato quella di La Vera che invece era sui 6 euro per quella volta. Ho detto va bene, cioè se comunque una crema che funziona, che è specifica comunque per me, che ha dei buoni risultati, ok. Leggendo le recensioni, e anzi più che le recensioni, la descrizione che c'è sul sito dei due prodotti, quello di La Vera mi sembrava avesse anche molte più proprietà che facevano al caso mio, anche se i due prodotti sono molto simili. Però questa è rimasto un prodotto che mi ha incuriosito, e infatti avevo già detto nel prossimo ordine magari ce la ficco dentro. Questo è sicuramente un prodotto molto molto valido, bio certificato, True Friend of Natural and Organics Cosmetics. Sono 50 ml per 12 mesi di PAO, e che volevo farvi vedere qualcos'altro, ma non ci sono altri, in realtà, altri simboli. Ecco, dell'idea ha ottenuto la certificazione Natrue, standard internazionale molto restrittivo in termini di cosmesi naturale e biologica. Quindi Natrue è uno dei appunto dei certificati più, come dice qua, proprio più restrittivi, quindi dei controlli molto mirati, precisi per quanto riguarda i prodotti, e quindi se ha un certificato di questo tipo è sicuramente un prodotto valido. Io mi fido di dei certificati ICEA e Natrue, però vedete che poi prendo sempre un po' di tutto, non è che... Però insomma è una cosa in più che mi piace. Una cosa molto carina di Dell'Idea, che vabbè vi ho detto anche appunto nell'altro video relativo appunto a Ecoverde, dove avevo acquistato delle altre cose di Dell'Idea, il contorno occhi e un gommage gambe, loro ti mettono, in realtà non in tutti perché a me è capitato che in una purtroppo non c'era, in una delle due che ho acquistato, un campioncino di un loro prodotto per poterlo provare. E io ho qua l'esfoliante viso purificante, quindi sono molto contenta di poterlo provare, è della stessa linea, quindi mela e bambù, e quindi sono, insomma, sono contenta. È una cosa in più, se mi dovesse piacere, insomma, sono intelligenti perché comunque fanno provare un prodotto in più e se ci piace potremmo acquistarlo. Difficilmente invece magari lo sarei andata ad acquistare se non avessi avuto la possibilità di provarlo, quindi secondo me ci sta. A loro non costa un cazzo metterci dentro un campioncino, quindi mi pare una bella idea. Quindi crema gel purificante, mela e bambù idratante e riequilibrante per pelli impure. Sono molto molto curiosa di provare questo prodotto. Il formato è quello molto molto carino così, quindi non il solito tubetto, ma questo qua è molto più elegante secondo me come confezione. E questa in offerta l'ho pagata 5,90 anziché 8 e qualcosa, non ricordo, quindi un 30% di sconto, un 35% di sconto, adesso non ricordo, ed era rimasta l'ultima, quindi me la sono subito accaparrata. Io in realtà speravo con tutto il cuore che altri prodotti Dell'Idea fossero scontati. Se fosse stato così probabilmente ne avrei presi altri, però i prezzi sono un po' elevati perché comunque non c'è niente che costa 5 euro, è tutto oltre i 5 euro, quindi per me già ci devo fare un pensierino rispetto ad altre cose che, come vedete, se costano sotto i 5 euro vai, sotto i 3 alcune, insomma ci penso un attimino di più, sotto i 3 evviva, sotto i 5 ci penso magari un attimino di più, ma se superano i 5 ci devo pensare per bene. Quindi ho visto comunque il prezzo e ho detto forse mi conviene di più aspettare qualche promozione su Ecoverde se voglio prendere qualche altro prodotto, e comunque prima proviamo qualcosa, poi magari acquistiamo altro. E quindi ho lasciato perdere tutto il resto perché non c'era nient'altro di scontato e ho preso l'unica cosa scontata che era questa e me la sono accaparrata perché era proprio l'ultima, e quindi sono super contenta di averla presa. Per finire, ultimo prodotto, anche questo super in offerta, è l'olio viso biologico ad azione entità illuminante mandorla e malva di Omia.
Anche questa sono contenta perché questo prodotto l'avevo già visto da Acquasapone, uno dei primi haul, quello di Acquasapone che purtroppo è andato perso e che dovrò rigirare, ma che cercherò di mettere prima comunque di questo, quindi vabbè, quindi uno dei primi comunque haul incentrati un po' sul bio che ho fatto qualche mese fa. Dove ho appunto acquistato vari prodotti di Omnia perché comunque ne avevo sentito parlare bene, i prezzi sono super convenienti, cioè accettabili, diciamo. Mi ispiravano le proprietà di questo olietto perché volevo qualcosa che fosse antimacchie e delicato per la mia pelle che tende ad arrossarsi. Quindi questo è appunto un siero, un olio, scusate. Effetto anti-età, anti-rughe e anti-macchie, testato su pelle sensibile, quindi mi aveva veramente molto 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 incuriosito, però costava la bellezza di quasi 9 euro e anche quando l'avevo visto per esempio da Iper scontato non arrivava alla cifra a cui l'ho acquistato io in questo momento, che è per quanto 30 ml. Devo trovarlo. 5,95 euro è il prezzo per ora più basso a cui io abbia trovato questo prodotto. Tra l'altro, dopo che l'ho acquistato, in realtà mi sono andata a leggere un pochettino di recensioni e non sono tutte positive. Quindi, speriamo, perché su alcune persone. Avendo la mandorla, io credo insomma che la motivazione sia quella, avendo olio di mandorla, ad alcune persone ha causato brufoletti ed imperfezioni. Io, guarda, spero il cielo veramente che non sia così, perché ho riposto molte molte speranze su questo prodotto. Ho voluto comunque acquistarlo perché comunque ha tutte le sue certificazioni, quindi è certificato ICEA, è approvato da dermatologi e cosmetologi Aideco, ha tutte insomma le sue robine varie e quindi è un prodotto che mi incuriosiva. Ovviamente più adatto a pelli secche o comunque mature. Io non ho una pelle così secca e così matura, ma inizio ad avere parecchie rughe sulla fronte. È sicuramente un olio che userò d'inverno perché adesso d'estate se mi metto l'olio friggo. Però in previsione appunto dell'inverno ho voluto acquistarlo perché veramente mi incuriosiva. E poi magari anche proprio qualche goccina mischiata, che ne so, a fondotinta super opaco piuttosto che super magari di quelli che non si riescono a stendere. Qualcuno da smaltire probabilmente ce l'ho, quindi magari provo a fare così. Piuttosto che una goccina dentro una crema che utilizzo per il viso, cioè, essendo un olio, ha veramente molti usi, anche se va usato con parsimonia, perché comunque avendo una pelle mista che tende a lucidarsi, non tutti gli oli fanno lo stesso effetto. Per esempio, quello, il Pink Lotus di Cadì, che sto utilizzando in questo momento, nonostante sia un olio, per me è la fine del mondo. A parte che l'odore è paradisiaco, mi piace tantissimo utilizzarlo, mi lascia la pelle liscissima, morbidissima, ma non unta. Sento un pochettino magari l'effetto unto il mattino, quello sì, perché comunque siamo anche in quasi estate ed è un prodotto che comunque va a nutrire parecchio la mia pelle che già produce tanto sebo di suo. Quindi è normale che il mattino. Però quando voglio dare proprio quella sferzata di nutrimento, di idratazione e di piacere comunque alla mia pelle, mi piace tantissimo utilizzarlo nonostante tutto ciò. Non mi fa quello, per esempio, mi piace tantissimo perché non mi fa quell'effetto troppo unto che possono fare certi oli. Quindi io spero semplicemente che questo sia allo stesso modo valido. Per pelli normali, secche e sensibili. La mia è sensibile sicuramente, si può considerare in certi periodi normale, perché non in tutti i periodi ovviamente si lucida allo stesso modo. Ovviamente se fa caldo e sudo, mi lucido come veramente una zampogna. La zampogna non si lucida, però vabbè, fa niente. Però in altre situazioni magari è più normale, quindi comunque cercherò di sfruttarlo in quelle singole situazioni. L'unica cosa che mi perplime un po'
è che ha solo 6 mesi di PAO per 30 ml di olio. Quindi calcolate che di solito c'è l'olietino, per esempio, da 10 ml, cioè quello di Cadì è 10 ml a scadenza di un anno, ma se ne usano 3 gocce, 3. Quindi voglio dire, questo in 6 mesi non lo consumerò mai, già lo so. Però potrei trovargli un uso alternativo, adesso vediamo, mi inventerò qualcosa. Tra l'altro chi, nelle varie robe che ho letto, chi non si è trovato bene perché gli ha fatto venire i brufoli, l'ha poi sfruttato sul, piuttosto che sul décolleté, in altri punti, sui piedi, non lo so, vedremo. Io spero di trovarmi bene sul viso. Poi non escludo di poter utilizzare altrove, ma lo scopo mio era quello di utilizzarlo sul viso. E sono un po' in fissa con gli oli in questo periodo, quindi speriamo bene, speriamo veramente bene. E nulla, questo era tutto. Vi ho ovviamente sfracassato le balle anche oggi con un video lunghissimo, supero sempre praticamente la mezz'ora, ma no, ma neanche anche l'ora praticamente supero. Però ho preso veramente tante cose perché erano due borse di roba, quindi ci ho messo parecchio a farvi il video, farvi vedere tutto, magari lo divido in due parti, vediamo, ecco, se dovessi dividerlo in due parti, visto che sono alla fine, praticamente sarei alla fine della seconda parte in questo momento, vi lascio comunque sotto nell'info box la prima parte. Non lo so, adesso vediamo. Sì, probabilmente lo dividerò. Quindi magari vi lascio dopo la prima parte vi lascio scritto andare alla seconda. Vedremo. Per il momento è tutto. Io devo legarmi le mani, nascondere il portafoglio, non comprare più niente, non guardare, andare dritta così per la mia strada, non farmi influenzare da nulla, soprattutto da Google, che ogni 2x3 mi propina robe e a me mi invoglia l'acquisto. Quindi niente, ci rimaniamo concentrate e pensiamo alla vacanza e al fatto che non devo spendere più niente finché non vado in Thailandia, e là farò man bassa di creme, cremine, maschere coreane, che cazzo dico, sì, però c'è anche qualcosa di coreano che sicuramente è più reperibile rispetto ai vari siti che abbiamo noi dove possiamo acquistarli, insomma, quello che troverò comprerò. E nulla, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao ciao.